Luigi Mancini, oggi pomeriggio la CISL incassa un altro grande successo perché vince in una votazione per il rinnovo dell'RSU con una maggioranza relativa notevole rispetto agli altri sindacati. Sì, oggi si è votato presso la Doeco Catering, che è un'azienda che fa catering a Vizzola Ticino e serve gli aeroporti di Malpensa. E il risultato è stato importante perché su 110 lavoratori hanno votato circa 80 lavoratori. La CISL da sola ha preso la maggioranza relativa con 33 voti. E CGL e UIL insieme ne hanno presi 32, insomma, ecco, 14 una, 18 l'altra. C'è grande soddisfazione, ma qual è la tua posizione riguardo, ad esempio, visto che parliamo di lavoratori, della ormai nuova riforma delle pensioni? Ma ancora non abbiamo letto bene i dettagli, ma così come ci viene preannunciata, certo non è una riforma che noi vogliamo e riusciamo a digerire e a definire comunque sopportabile. La CISL ha sempre mostrato la disponibilità al confronto perché i sacrifici di oggi siano rivolti verso i giovani di domani, però questo metodo, no, in questo sistema, in questa nuova riforma non c'è equità. In che senso non c'è equità in questa riforma? Non c'è equità perché la riforma, per esempio, sulle pensioni di anzianità prevede per gli uomini 42 anni e un mese e per le donne 41 anni e un mese, ma non si capisce innanzitutto se questi 2 anni e questo anno in più di lavoro viene considerato ai fini contributivi e quindi se c'è la possibilità di avere un vantaggio. Noi avremmo preferito una soluzione di confronto, come dice il nostro segretario Bonanni, e la disponibilità nostra c'è sempre stata. Per esempio in questo caso, proprio sulla pensione anzianità, noi avremmo preferito un metodo di incentivi e disincentivi, cioè si può anche prevedere di arrivare a 41 anni, 42 anni di lavoro su base volontaria, con dei premi, dei forti incentivi a chi rimane a lavorare, magari dei disincentivi per chi decide di finire a 40 anni o addirittura prima. Questo è un modo per cui si può concertare con il sindacato. Così questa riforma è sicuramente non equa e una delle 3 parole che ha citato il Presidente del Consiglio nel suo insediamento non viene rispettato.